Allora, numero uno del Presidente, adesione alle iniziative di interesse regionale, Gioventù 86, promosse da enti pubblici, euro 11.600. Numero due del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Numero 4 del Presidente, estinzione dell'associazione Tele Radio Parte TV con sede in Chiava di Genova, iscritta al registro a persone private. Numero 6 del Presidente, variazioni per euro 150.000 al bilancio 2015, adeguamento capitoli di entrata e di spesa, contabilità speciale, nono provvedimento. Numero 7 del Presidente, proroga della convenzione stipulata tra Regione Liguria Automobili Club per lo svolgimento del servizio di riscossione tasse automobilistiche. Numero 8, Presidente e Assessore Scaiola, decreto 96, 23 giugno 2015, dell'Arte di La Spezia, concernente bilancio economico di esercizio 2014, determinazioni conseguenti. Il numero 9, decreto, a firma congiunta Presidente Assessore Berrino, decreto numero 25. Praticamente approviamo il bilancio 2014 di Arte Spezia, un bilancio che è in attivo anche di 1800. Sta bene? Sì. Ho un leggero attivo di 6.800. Invece la numero 9, Presidente Assessore Berrino, è l'approvazione sempre del bilancio di esercizio dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria. Numero 10 del Presidente, preso a dato dei decreti d'urgenza del Presidente della Giunta Regionale. Sono quelli che avevamo fatto nel periodo in cui era solo il Presidente eletto e è una presa d'atto di tutto, badanti, tutto quello che è stato fatto. Poi questo qua del Vicepresidente, vi leggo, allora sono quasi tutti rinnovi, quindi ora li leggo insieme, allora la 11, la 13, poi rinnovi di accreditamento, e allora rispettivamente i rinnovi che sono la numero 11, la 14, la 15, la 16, 17, 18, 19, 20, 21, sono rinnovi rispettivamente a Maviar, RSA di mantenimento, Villa Maria di Genova. Poi la 13 va bene a un accreditamento Avis di Spezia, quindi è nuova. Poi la 14 rinnovo ospedali Galliera. La 15 sempre rinnovo centro accoglienza Cascina Martello di millesimo, accreditamento. La 16 invece è una residenza a terza età di Mele, Genova, poi rinnova l'Istituto di Radiologia Neumayer di Genova, poi alla residenza Sacra Famiglia di Genova, poi al Don Orione, sempre di Genova, sempre un altro Don Orione ma di Bogliasco, e poi sempre accreditamento del centro CFT fisiokinesiterapico, non so se lo dico. Ariano Marina, e poi rilascio invece a Vada Sabazia di Savona. Invece la numero 12, sempre il vicepresidente, è un'approvazione di schema di convenzione tra Regione Liguria e AIFA su finanziamento progetti multiregionali di farmacovigilanza. Quindi la numero 23 del vicepresidente, approvazione del documento tecnico per il rilascio della certificazione medica per l'idoneità alla pratica di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico. Numero 24 del Vicepresidente, recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Numero 25 del Vicepresidente, approvazione di un protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Consulta regionale per l'handicap. Numero 26 dell'assessore Berrino, la riscritta, approvazione della relazione sulla performance 2014, ai sensi dell'articolo 27, lettera B, legge regionale 59 del 2009. Questa è la relazione complessiva sulle ferme, sempre 2014.
numero 27 dell'assessore Berrino, che per questa pratica ha delegato l'assessore Cavo, mentre per le altre, quelle del personale, il presidente ha dato mandato. La numero 27, rideterminazione dell'importo di euro 180.515,59, assegnato con deliberazione 1668/2014 e non utilizzato a favore della città metropolitana di Genova per la realizzazione straordinaria di progetti integrati a favore di soggetti disabili. La famosa... è la prima tranche che diamo, modo che si comincino a coprire i servizi dei centri per l'impiego, quello per i disabili psichici è il primo in scadenza, per cui la prima tranche dobbiamo darla per forza per coprire questo, quello più urgente. Va a città metropolitana, a questi si aggiungeranno le riserve che sono riusciti a, i residui che sono riusciti a trovare da fondo di Berlino, occupazione in Unione Sociale Europeo per riuscire a tamponare più che si può. La situazione arriveremo però sotto il 80%. Dell'assessore Assessore Cavo, numero 29, approvazione in vita a presentare operazioni relative ad azioni finalizzate all'inserimento e all'inserimento nel mercato del lavoro a volere sull'asse 1 occupazione e sull'asse istruzione e formazione del CO FSE 2014-2020. E questa è l'attivazione della parte del Fondo Sociale Europeo, sono 14 milioni di euro che abbiamo messo a bando, bando che ho visto, rivisto. Il 30 di settembre, fatto in modo che non scadesse, che non era troppo avvicinata per non penalizzare i piccoli, e abbraccia molti settori, energia, ambiente, marittimo, turismo, servizio alla persona. Cioè, sembra un bando sufficientemente ampio, chiaramente non è frutto di linee guida date da noi dalla precedente amministrazione. È stato adeguatamente visto e comunque va a colpire, cioè va a fare corsi per quei ragazzi over 25, tra i 25 e i 34 anni, che era la fascia più scoperta dalle recenti, diciamo, pianificazioni europee, quindi si è data la necessità di intervenire proprio su questa fascia qua. Numero d'altro, scusate, una precisazione in più, va anche a coprire questo bando alcuni corsi, purtroppo ce n'erano, che erano stati attivati dalla provincia per un anno soltanto, cioè è successo anche questo in questa situazione terribile di passaggio di consegne. La provincia aveva attivato corsi biennali per un solo anno, non aveva il finanziamento per il secondo, quindi per esempio il settista e il parrucchiere si sono trovati a metà percorso e con questo bando andiamo anche a coprire quelle esigenze lì, se no non riuscivamo a garantire il percorso. Numero 30 dell'assessore Cavo, programmazione di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, operatore della ristorazione per il triennio 2015-2018, provincia di Savona, ambito Valdormida. Sì, questa è una situazione molto particolare che si era creata in Val d'Orlida, perché esistevano i corsi, i ragazzi, le esperienze e tutto quanto. Il problema è che la sede che aveva il corso per ristorazione è venuta meno perché veniva venduta con quanto meno intenzione di vendere da parte di un liquidatore. E il problema è che non avendo un contratto di locazione oltre i 3 anni non potevano accedere al corso, per cui il nostro ufficio regionale aveva dato parere negativo al bando per questo corso di ristorazione. Tramite lunghe riunioni è stato abbastanza faticoso, abbiamo trovato una sede alternativa, stiamo riaprendo il bando perché già trovata la sede alternativa, di fatto ribandendo il corso, si riuscirà a dare ai ragazzi continuità per i secondi e terzi anni e far partire anche i primi anni, e quindi non si sottrae la Valdormida, effettivamente un percorso formativo che era apprezzato e voluto, insomma, c'è stata abbastanza richiesta da questo punto di vista. E questo è l'atto formale per riaprire questo bando, altrimenti non facciamo il tempo per settembre. Numero 31, assessore Cavo, intesa approvata in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2014, progetto Liguria Giovane, impegno di spesa euro 214.606,37. Questo è un fondo interamente nazionale per quanto riguarda questa tranche e va a finanziare di fatto i centri giovani con progetti mirati, sono 3 diciamo, categorie di progetti, uno giovani in rete, si tratta proprio di finanziare attività per digitalizzare appunto la migrazione giovanile, un altro filone dedicato alla, diciamo, alla formazione dei ragazzi per quanto riguarda i bandi europei, quindi le possibilità che arrivano dall'Europa, e l'ultimo è invece finanziato esclusivamente agli oratori diocesani, era una tranche rimasta indietro, erano stati finanziati a suo tempo a oratori di altre zone, delle altre province, e in questo caso invece si va.
pratiche in sacco sono finite, ci sono le pratiche fuori sacco. No, no, sono saltata una, scusate, no, no, sono andata oltre, no, no, guardavo, l'assessore Staiola, scusate, la numero 32, criteri e procedure per l'approvazione e l'adeguamento di programmi di coltivazione in presenza di corsi d'acqua, in attuazione dell'articolo 28, legge 12 del 2012 modificata. Ma è una questione molto tecnica, sono regolamenti per le cave che sono dove sono prodotti anche corsi d'acqua, e non devono aspettare per conseguire. Bene. Poi le fuori sacco, assessore Cavo, legge regionale 10 del 2006, articolo 11, contributi a soggetti pubblici e privati per eventi di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, spettacolo dal vivo e cultura, impegno di spesa di 183.052. Questa è una prima tranche di grandi eventi di fronte a... Erano già una graduatoria. Erano già di fatto graduati a conteggio, quindi abbiamo deciso di avviare, di far partire questi primi grandi eventi. L'idea mia è anche poi di poterci fermare qua, nel senso che poi mi sembra di vedere che grandi eventi, come li intendiamo noi, non è che ce ne siano in questi eventi, per cui... ho fatto delle dichiarazioni alla stampa, però perché si viene su questo messaggio. Questi partono perché diciamo erano già in cantiere, una prima tranche di 183.000 euro va a intaccare un quarto dei fondi sommato a disposizione, poi decideremo a settembre come continuare, in che modo, insomma ovviamente di richieste ce ne sono ancora molte. Abbiamo privilegiato quelle che gli uffici hanno ritenuto essere di fatto diciamo le richieste con maggior punteggio, danno anche una certa omogeneità a livello di distribuzione geografica. Poi questo è un bando che è già chiuso per tutto il 2015. No, questo è un bando che a differenza degli altri è continuamente aperto. C'è un bando a cui si può attingere in continuazione, quindi vengono fatte le domande e poi gli uffici ovviamente danno una graduatoria e liquidano, però con le tempistiche che riceviamo noi ovviamente c'è ancora una disponibilità per il 2015. In questo momento sì, diciamo questi sono i 183.000 euro, se non ricordo male si arriva quasi sui 700.000 euro, 680. Ne avevamo individuato questa prima delibera, eventualmente una seconda da fare a settembre per la valutazione. Sì, soprattutto diciamo, quelli che avendo graduatoria molto alta hanno preso impegni di spesa che danneggerebbero anche gli appaltatori eventuali, questa è la battuta. Secondo me ancora quelli che ancora ci devono mettere mano, che è tutto da programmare, ci possiamo ragionare senza che ci sia danno. Anche perché sembra un segnale di cambiamento. No, con particolare attenzione soprattutto a vedere, cosa che mi sono impegnato a fare, con Ucina e la nuova dirigenza di Fiera, eventuali grandi eventi di contorno al Salone Nautico edizione 2015, che coinvolgano la città su un... una manifestazione che è molto rilevante ma che spesso vive solamente all'interno della fiera. Siccome, come sapete, abbiamo proceduto alla nomina del medesimo presidente d'accordo anche col sindaco Doria di Porto Antico rispetto a Fiera, nella nomina del nuovo amministratore della fiera, da parte degli azionisti, l'idea è evidentemente sul modello, la dico semplice così la capiamo tutti, del Salone del Mobile e del Fuori Salone di Milano, che è diventato un po' un esempio di come la fiera interagisce con il resto della città, perché ormai Fuori Salone che si svolge nell'area di via Tortona, via Savona, vecchia stazione di Porta Genova, è quasi più importante commercialmente del salone che si svolge dentro la fiera. Io credo che una parte degli eventi, ove qualche privato, associazione o cosa, se l'idea di volerla progettare, e comunque sia, potrebbe essere la società Porto Antico medesima in qualche modo a proporci delle robe così, quindi un minimo di capacità di spesa su questo titolo lo terrei, perché o istituzioni culturali della città, il Carlo Felice piuttosto che altre associazioni, enti che abbiano progetti collegati al Salone Nautico in qualche modo, cioè l'idea di far vivere il Salone Nautico
dentro la città, questo non c'è alcun dubbio, così come riterrei certamente grande evento vuol dire valorizzare cosa che non è stata fatta negli passati da prima del 2016 in qualche modo, anche questo con eventi di contorno. Non vorrei citare sempre Milano, ma insomma il modello scala, per cui intorno alla prima della scala ruotano anche tutta una serie di eventi secondari legati al conservatorio, legati più specificamente al mondo della musica, ma anche al mondo nel senso più glam, per capirci, cioè le grandi sponsorizzazioni, gli eventi del gruppo scala, tutto quello che comporta. Io penso che si possa fare un ragionamento, se il fondo è a disposizione del Gandolin, a un certo punto noi possiamo anche decidere che si chiude e destiniamo ai nostri, cioè agli eventi che riteniamo importanti. No, ma è un capitolo di spesa, è un fondo, questi di cui sto parlando sono grandi eventi che dovrebbero anche avere, nel mio modo di vedere, uno svolgimento pluriennale. Cioè, ovvio che tu parti con un esperimento che poi intanto se decidi che il Salone Nautico deve vivere di più, coinvolgere di più i genovesi, creare anche un'occasione per i turisti per visitare la Liguria, non solamente legata all'acquisto di una barca che comunque che non è d'impulso e non è neppure particolarmente largo come fasce sociali, perché non è che tutti quanti si comprano motoscafi o barche a vela, però invece magari venirlo a visitare perché ci sono una serie di cose legate alla sinergia dell'acquario piuttosto che all'auditorium dell'acquario, magazzini del cotone o banalmente a tutta una serie di altre robe che puoi fare. Io non so se esiste, facendo il sovrintendente Carlo Felice, un filone musicale particolarmente legato, ispirato al mare, ma se ci fosse una cosa del genere che puoi suonare sul Porto Antico a cura dell'orchestra stabile Carlo Felice, sarebbe un'occasione per Carlo Felice di beccarsi due lire in più, se ne piangono miseria tutto il giorno, e magari per dare un servizio. Cioè, non lo so, sto dicendo pure in streaming una serie di cagate che mi sono venute in mente, però il senso è quella roba lì. Del vicepresidente è proroga del termine per l'adeguamento delle strutture per minorenni e nuclei genitore bambino già funzionanti ai requisiti previsti alle linee guida di cui allegato A della deliberazione 535 del 2015. Sì, io volevo precisare a questo proposito che io sono contraria alle proroghe come principio. Si deve adeguare entro un determinato tempo, è chiaro che questo termine deve essere rispettato, soprattutto perché stiamo parlando di adeguamento di strutture per quanto riguarda minorenni, nuclei genitori bambino, però ovviamente essendo una pratica ereditata ed essendoci un'esigenza rappresentata dagli enti gestori, singoli associati, sul fatto che entro la data prevista non erano in grado di adeguare le strutture, ho ritenuto necessario, proprio per le questioni delle quali stiamo trattando, di prorogare al 30 giugno 2016. Certamente è da considerare un termine che non verrà assolutamente prorogato, quindi chi non si adeguerà in totale termine avrà le conseguenze come dire. Poi dell'assessore Scaiola, comune di Millesimo, Savona, conferenza di servizi, ex articolo 10, legge 10 del 2012, per approvazione del progetto definitivo avente contenuto a valore di sua, con portante variante al vigente piano regolatore generale, ambito PRZ del piano territoriale pavimento paesistico in località San Rocco. Praticamente il comune di Millesimo sta seguendo un percorso per attraverso per le imprese, un progetto per aprire una piccola cava che appunto si chiama come un millesimo, che ferma da diversi anni, e quindi noi diamo un parere in questo caso in presenza dell'assessore urbanistica, e quindi hanno seguito il loro percorso e quindi le richieste sono conformi, e quindi diamo parere favorevole, quindi il comune può, attraverso appunto lo sportello per le imprese, procedere in questo progetto di riapertura di una piccola cava. E del presidente e del vicepresidente
deliberazione 375 del 30 aprile 2015 del direttore generale dell'ASL Savonese concernente il bilancio di esercizio 2014. La presentata del bilancio del 2014. E poi a questo punto. Che sarà già dentro l'assestamento che abbiamo trovato in Consiglio Generale, quello per macro molto. Quello della sanità, abbiamo le coperture per la quota di questo bilancio lì. E la comunicazione, in pratica non ce ne sono altre, c'è una comunicazione dell'assessore Gianpedrone inerente problematiche sulla protezione civile. Sì, io ci tengo a farla a tutti perché credo che sia una cosa molto importante. Noi ovviamente ereditiamo una situazione pesantissima che ha una gestione della fase forse emergenziale dell'emergenza che è in particolare gestita dalla nostra sala operativa. Una sala operativa dove ovviamente il sentimento è molto demoralizzato, ma soprattutto c'è un sottodimensionamento di personale che non riesce a garantire quell'H24 che invece la sala operativa deve mantenere. Quindi io l'appello che faccio a tutti i nostri assessori e ovviamente anche ai dirigenti, ai direttori generali, è questa unità operativa ha bisogno almeno di 4 unità ulteriori entro il mese di settembre, buon agosto, ma dobbiamo. Stiamo parlando di un'altra cosa rispetto all'assunzione del federale. Questo l'abbiamo fatto e non c'entra niente con ARPA. Adesso poi nella comunicazione vi dico un'altra cosa collegata con. È ovvio che lavorano in stretto contatto, ma la sala operativa è proprio quella che gestisce la sembra che peraltro nell'immobile non la norma. Esatto. Questo è un impegno che dobbiamo prenderci in qualche modo. La richiesta ovviamente è molto più ampia se stessimo ai livelli diciamo di turnazione sindacale eccetera, perché sarebbero almeno il doppio delle 4 che vi ho detto, però 4 sono quelle funzionali per poter dire, almeno dare un segnale alla sala operativa che questa giunta sulla protezione civile ci investe e ci tiene anche rispetto al passato. Della sala operativa direi di no, dopodiché chiaramente qualche professionale in più, anche professionalità in più rispetto alla gestione ordinaria della sala operativa forse serve perché i tecnici specializzati sono molto pochi, sono l'ingegner Vergante e le altre due figure che ho conosciuto stamattina. Però l'immediato, visto che non credo che la situazione ottimale la possiamo raggiungere nel giro breve di poco, è almeno queste 4 unità. Non so come fare, dobbiamo studiarle insieme e vedere. Sì, certo, si può, sì. Allora, abbiamo visto di arrivarsi col personale, forse 3 unità possono essere recuperate in questo momento ancora con comando da Arsel a breve. Questo è 3 disponibili che hanno anche fatto richiesta, è già. Beh, leggiamo un forte segnale che noi potremo dare a questi ragazzi. Non sono esperto di pratiche, ma non si può aprire un bando interno. C'è grande nessuno un bando interno in qualche modo incentivante. Posso dire un bando interno non è stato proprio un bando, è stata una nota, è l'altra parte forse della comunicazione. Hanno risposto per ora 28 persone che sono disponibili non andare fissi in sala operativa, ma a chiamata vogliono fare i corsi ed essere pronti a, nel caso di emergenza o per turni non continuativi. Questi stiamo chiudendo adesso, ad oggi sono 28, mettiamo che per mettiamo ancora 2-3 giorni potrebbero raggiungere ancora di due, ma direi. Poi c'è tutta una serie di considerazioni sull'utilizzo delle auto della regione da parte dei reperibili, perché se uno è reperibile e va a casa, poi dopo se invece la strada è impraticabile rimane fermo dove lo portiamo non si sa, comunque è un argomento che questo poi affronteremo nelle nostre sedute private. L'altro argomento invece che mi interessa, perché su cui tutti dobbiamo lavorare, che ovviamente va anche a stretto contatto con quello che è stato poi evento alluvionale ultimo qui a Genova con le conseguenze di carattere miliziario. Oggi i ragazzi che sono nel centro operativo
siccome la turnazione è una turnazione abbastanza ampia e costante, non sempre hanno quelle professionalità per poter dare l'allerta in quel turno particolare. Perché succede così? ARPAL elabora i modelli idrologici, fa la comunicazione quando vede che quel modello non corrisponde ovviamente a livello normale o comunque arriva alla soglia di limite, e gira la comunicazione al nostro centro operativo, che ha tutta la responsabilità nel dare l'allerta. Ed è qualcosa che invece deve essere il meno discrezionale possibile rispetto alla comunicazione che arriva da ARPAL. Cioè, la comunicazione da ARPAL dobbiamo cercare di stabilire un modo, un metodo di lavoro che sia la meno discrezionale possibile. Cioè, a fronte di quello si attiva immediatamente tutta la macchina della messa in sicurezza e quindi dell'allerta. Allora. Perché se noi lasciamo che ARPA elabori i modelli, sistematicamente a compartimenti stagni li passa al nostro centro operativo e qualcuno al centro operativo deve schiacciare il bottone, è la causa di tutti i problemi che oggi il nostro centro ha. Oggi dico cavolate, ma se noi spostassimo le previsioni del tempo da ARPA al dipartimento di protezione civile, la studiamo a ARPA? Beh, a parte ARPA, la parte ARPAL meteo fa sostanzialmente, potremmo prendere una figura di riferimento meteo, in buona sostanza, visto che non è che interessa che ci facciamo prendere il tempo per il canale, per il primo canale, facciamo semplicemente le cose di protezione civile, cioè, diciamo, se fa troppo caldo deve stare in casa, se piove di attivare la protezione civile, non è che trovi a te. Allora ARPAL ha tutta una serie di funzioni e compiti che non sono direttamente strettamente di protezione civile, sono il controllo dell'ambiente, medicinali, recuperare le funzioni e unificare anche fisicamente i due servizi. Mi sembra che il centro meteo abbia un precipuo scopo di protezione civile. Io credo che bisogna lavorare a integrare la parte di ARPAL con la nostra protezione civile, cioè noi dobbiamo fare in modo che sia anche la linea di comando non può essere diversa. I compartimenti stagni comportano ovviamente una situazione che non possiamo. Non vedo quale attinenza abbia la previsione del tempo con ARPAL, visto che è sostanzialmente fornitore in esclusiva della protezione civile di questa regione, che altro fa il dibattimento tecnologico di ARPAL? Fa le lavorazioni sull'ambiente, studieranno, faranno delle cose, non lo so, ammazzeranno il tempo come ritengono, però il 90% del lavoro, cioè quello effettivamente che ha un... Allora, ragioniamo ARPAL, si tiene le sue competenze in gestione dell'ambiente, dei pareri di disastro ambientale, delle aree, delle acque, dei fiumi, dei laghi, della fiumara, quella roba lì, il centro meteo che ci porterebbe anche, come dire, in qualche modo a risolvere parzialmente un sistema d'organico, perché se uno fa il previsore del tempo e sta al centro operativo, vede le previsioni del tempo, se vede la nuvola pigia anche l'allarme, cioè che è una cosa che viene piuttosto naturale. Diciamo che più o meno. Ma scusate la mia ignoranza, ma non c'è già la colpa del centro meteo insieme agli altri protezioni civili? Sono compartimenti. Voi dovete sapere che ci sono davanti al tribunale, sono compartimenti stagni. Siccome i compartimenti stagni non va bene, bisogna lavorare a che non diventino compartimenti. ARPAL è un'agenzia interna. Un'agenzia regionale. Cioè, dipendente. Cioè, l'agenzia regionale che si può ridisegnarne i contorni, certo, per legge, immagino, no? Certo. E infatti va nella ristrutturazione di ARPAL che andremo a fare. La nomina, l'individuazione di una figura di direttore amministrativo di ARPAL fra il direttore generale e il direttore scientifico è anche un po' di una risistemazione organica molto, che poi comporterà tempo, perché ARPAL fa tante cose oltre a fare quello. Secondo me un provvedimento urgente in vista dell'ottobre, novembre, dicembre, che in qualche modo, non so io poi se staccarlo in termini, come dire, di organizzazione, ma certamente in termini funzionali,
Io l'ho voluto porre perché speravo che tu mi dicessi questo, quindi sono stato d'accordo. Poi bisogna che ragioniamo, io non so che disponibilità di spazi né se è stato fatto uno studio di fattibilità, ma è evidente che è anche una responsabilità precisa che abbiamo e non solo politica. È la sede in un palazzo che è alluvionato e non è una norma sismica, se succede qualche cosa ce la prendiamo tutti quanti. Quantomeno ci danno degli idioti tutti, visto che lo sappiamo. Temo ci sia anche responsabilità più precisa. Quindi su quello bisogna ragionare. Stanno vedendo nelle varie sedie se si trova. Che cosa si può fare? Immagino che non sia solo corso computer, cioè c'è tutta una sorta di cablaggio particolare, quindi non è una roba che costa una lira, ci vorrà uno studio di fattibilità. Però secondo me dobbiamo metterci la testa, perché non possiamo lasciarlo lì per finta di niente. Non so se nella seconda torre di via Fieschi, dove è stato acquistato l'altra parte, c'è... la 17. Sì, se c'è, diciamo se c'è spazio. Spazio. Per ora se possiamo... si libereranno dei piani. Delle strutture. Se... Fiera del Mare ci può anche molto ospitare, che sarebbe abbastanza ampi spazi su un piano solo. Ma è urbano, la Fiera del Mare non è tanto. Non credo che le condizioni. No, ma la Fiera immagino che abbia almeno un certificato antisismico, diciamo. Immagino male. Vabbè, sì, c'è il piazzale che potrebbe essere utilizzato come protezione civile. È sotto al pian terreno di quello immobile. Non lo so, però ecco, tutto questo, tenendo presente tutte le verifiche tecniche di fattibilità, di costi, di quant'altro, ricordiamo tutta la struttura che normalmente da metà settembre piove. Quindi che ci sarebbe bisogno di darsi una mossa, perché se lo facciamo ancora una volta, almeno sapere, diciamo, poter avere un punto esatto della situazione entro la metà del mese. Non questo, parlo che ci siamo di settembre. Ok, grazie. E la roba, se è possibile elaborare un dispositivo di legge che in vista dell'emergenza autunnale, come abbiamo fatto per i sindaci, ristabilisce un protocollo d'intesa tra previsioni ARPA, centrale operativa della protezione civile, compreso distacco di personale, unificazione in determinate situazioni, cioè quella roba lì secondo me la possiamo disegnare in poco tempo. Bene. E se riusciamo così anche a colmare un pezzo di quella parte di organico che ci manca, anche se credo che un bando interno sulla protezione civile, vai a lavorare in una sala dove c'hai responsabilità importanti, turni d'orario disagiato, io credo che possa essere anche un bando, non so, quando non c'è il personale, però lo sapete bene. Incentivante, è molto incentivante, cioè se io decido di mollare il dipartimento dove faccio 6 ore, 7 ore, sereno e tranquillo, ma nessuno mi verrà a cercare e vado a un posto della protezione civile, merito di guadagnare di più, di avere più ferie, che ne so, però... termine di legge, non è che li vediamo in nero, però no. Vabbè, qualche obiettivo particolare lo possiamo mettere, perché è giusto che c'è un disagio a lavorare là, cioè, rispetto a chi magari lavora. Ok. C'è altro? No. Va bene, signori. Credo che noi lavoreremo ancora un po', però a turno qualcuno andrà in vacanza, quindi buone vacanze a tutti. Quelli che ci sono. A turno e ci rivediamo tutti il 24, mi pare che è la prima giunta che abbiamo stabilito posso fare, no? Con qualcuno di voi ci vediamo tra poco.